io ho avuto in una passeggiata una impressione, un'idea molto strana, ma mi ha toccato molto e mi ha preso e non mi ha lasciato. Ho avuto l'idea come se in questa conca delle vallate, sopra i quali le cime brillavano dal Dent du Midi, dal Mont Blanc e di altre montagne, qui ho pensato il sole cade dal cielo alla valle. E subito non ho avuto l'impressione che di sopra si colma tutto con luce, pace, gioia, ma che sotto le cose e fra le cose e dentro nelle cose c'è il sole che da dentro e da sotto illumina tutto. Era come un rovesciarsi della visione del mondo, un nuovo sole, il sole caduto dal cielo e da dentro e da sotto. Ho pensato, l'unità deve essere costruita da sopra, senz'altro, ma non viene generata da sopra. Il sole non è solo quella cima di tutto quello che è il punto più alto, ma il vero sole, chi è se non Gesù che vive in mezzo a noi? In questo Gesù che vive in mezzo a noi, il sole è caduto in mezzo a noi e nel nostro fondo personale, e da qui cresce l'unità. Vivere con quello Gesù in mezzo a noi che da sotto e da dentro illumina le realtà. Quella nuova visione, vivere in Lui, vivere con Lui che già ci fa uno, e così vedere tutto, e così stare in questa inversione totale. Mi sembrava anche molto importante vivere e vedere nel sole fra di noi e in noi e sotto noi. Vivere con Gesù in mezzo perché si costruisca quell'unità per la quale vale di dare tutto e di impegnarsi totalmente. Queste passeggiate sempre erano lungo una strada che circonvallava una cima e io ho voluto disegnare le cose, ma non fuori ma a casa. Mi sono fermato ogni 10 metri per stampare nella mia anima una situazione, una bella vista. E dopo 5 metri che ho fatto, era totalmente diversa. Mai nella mia vita ho visto in che sveltezza cambiano le prospettive e non ho saputo quale sia la prospettiva più bella. Ogni combinazione, ogni constellazione era un avvenimento e una sorpresa totalmente nuova. Così ho visto il mondo in una maniera nuova, ho visto un po' il cielo, perché ho capito che quelle relazioni, quel comportarsi dell'uno all'altro, questi tagli nei quali le linee si tagliano e si incrociano, che questa è veramente una pienezza infinita di possibilità dell'incontro, della stessa realtà, questo monte, questo monte, questo monte, questa valle, ma in prospettive sempre nuove. E io non posso dire questa è la vista giusta e l'altro no, ma io devo camminare e devo farsi incontrarsi queste tante prospettive, queste tante linee. E così devo vedere che in quel Dio tutte le realtà create, tutte le persone create, tutto c'è dentro per un incontro e incrocio sempre nuovo, per una infinitezza di bellezze che non si escludono, ma che si includono e che sono un unico incanto e un unico canto della bellezza. Da noi io devo lasciare una vista per avere un'altra, in Dio lascio una vista e lei rimane. E così è una contemporaneità che non mi opprime come universalità, ma che è una unica danza, un unico incontro, un unico gioco, cantico nuovo. E senz'altro mi sono chiesto anche dove anche si incrociano
quelle cose dolorose, dove anche le contraddizioni, dove anche quello che non si può risolvere con una sintesi hegeliana o non so come dire, quali sono le cose che anche rimangono come grido e non di meno sono dentro. E ho scoperto Gesù nel suo grido dell'abbandono, nel suo farsi contemporaneità di quello che non è contemporaneo, di compatibilità di quello che non è compatibile, di convivenza di quello che è l'uno l'altro, la morte dell'altro. Che qui c'è questa cosa, non come idea speculativa, ma come vivere e come accettare anche le tensioni, i dolori e anche quello che non è risolto.